Parola a Gotti Bauer. Io ringrazio davvero molto dell'invito, temo però di non poter raccontare niente di nuovo perché della nostra tragedia si sa già tutto. Ci sono stati infiniti racconti, infinite testimonianze, storie raccontate alla televisione, in moltissimi libri. Forse l'unica, come dire, aspetto... ormai una scadenza, non durerà più a lungo, non soltanto perché ormai poi pochi ormai rimasti sono molto avanti negli anni, ma perché diventa sempre più difficile raccontare, perché è sempre una grande emozione che poi trasciniamo per giorni. Ovviamente il ricordo è presente sempre, giorno dopo giorno ricordiamo quello che è avvenuto, è impossibile dimenticare, però parlarne è, come dire, svuotare il proprio animo nel raccontare, è un'emozione in più che qualche volta poi dura per giorni. Comunque io sono molto grata dell'invito, perché il massimo dei nostri desideri è quello di trasmettere la memoria, per questo andiamo volentieri a parlare ai ragazzi nelle scuole e a rispondere alle loro infinite domande, perché qualche volta è assolutamente incredibile per i giovani pensare e immaginare quello che noi stiamo ancora raccontando. E tante volte veramente ci stupiamo delle domande che arrivano. Non crederete che un ragazzo liceale una volta mi ha chiesto, alla fine di un lungo racconto, però signora, almeno il giorno del compleanno la torta ve la facevano? Per dire quanto ingenui siano e quanto poco della cosa si sa ancora. Un altro mi ha chiesto una volta, però questo era un ragazzo universitario. Quando è tornata però i suoi genitori li ha trovati a casa. Il racconto che si fa è talmente incredibile da affrontare che certe domande assolutamente appaiono, anche se sembrano incredibili, appaiono diciamo giuste rispetto a quello che raccontiamo. I giovani non possono capire, accettare, in un clima di democrazia in cui sono abituati a vivere, non possono immaginare quello che è successo a noi che abbiamo vissuto sotto la dittatura e come ebrei abbiamo avuto delle conseguenze molto pesanti. E dopo la promulgazione delle leggi razziali, in fondo abbiamo vissuto ancora abbastanza normalmente. Io ero una ragazzina, avevo finito la terza media, però studiando privatamente abbiamo poi, io stessa ho affrontato poi gli esami alla fine dell'anno che c'erano concessi fino ad arrivare alla maturità. Poi ovviamente non abbiamo potuto iscriverci all'università, e forse non l'avremmo più potuto fare, visto quello che è successo. Io avevo 19 anni e già tutto era diventato estremamente pesante. Mio padre già dal 38 non lavorava più. E se noi stessi ragazzi, mio fratello ed io, cercavamo di dare lezioni, di fare dei lavoretti per permetterci di studiare privatamente e affrontare via via gli esami. Ma tutto per noi era diventato molto problematico e molto, molto difficile e preoccupante, soprattutto in vista del futuro. Dopo l'8 settembre ovviamente tutto è precipitato. Noi vivevamo a Fiume, che era una città
forse ancora più problematica, perché era al confine con la Jugoslavia, c'erano problemi infiniti politici, eccetera. La vita lì era diventata estremamente pericolosa. I tedeschi dopo l'8 settembre avevano invaso la città, avevano emesso le loro leggi, e per noi ebrei era diventato davvero molto pericoloso continuare a vivere lì. C'è chi, potendo, se n'era andato, c'è chi aveva trovato ospitalità e rifugio presso famiglie e amiche, c'è chi aveva provveduto a procurarsi documenti falsi per mascherare la propria identità. È quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo trovato un impiegato comunale a Viserba che, un po' per lucro e un po' per aiutare, provvedeva a procurare i documenti falsi. Ci siamo infatti trasferiti a Viserba, ma dopo un po' anche lì tutto era diventato molto pericoloso, e l'unica possibilità di scampare a quello che doveva succedere era di trasferirsi in Svizzera. E quello che abbiamo fatto noi, ci siamo messi in contatto con una famiglia che provvedeva a mettere in contatto con quelli che si chiamavano i passatori dei contrabbandieri, che conoscevano ogni strada segreta per arrivare fino al confine svizzero. Purtroppo siamo capitati male, e dopo un lungo percorso notturno, quando già con la mano si poteva toccare la rete che divideva dalla Svizzera, la località era Kremenaga, ci hanno tradito questi passatori, che lucravano doppiamente con quello che prendevano da noi e con quello che offrivano i tedeschi per tradire chi veniva accompagnato. E così da un momento all'altro ci siamo trovati ad affrontare un destino tremendo, che ci ha portato da Kremenaga, prima al carcere di Varese, poi qui a San Vittore. Io ho un bel ricordo della permanenza a San Vittore, perché tutti i deportati politici, i politici che erano rinchiusi lì e gli secondini stessi, avevano un'immensa considerazione, un'immensa pietà per le famiglie ebraiche, e cercavano in ogni modo di alleviare quei giorni che erano veramente molto drammatici. Questi giorni a un certo punto sono finiti, dopo un paio di settimane ci hanno fatto l'appello, ci hanno convocato tutti, e c'era già di fronte agli uffici una schiera di ufficiali tedeschi che, facendo l'appello, ci hanno messo in fila e ci hanno portato fuori dal carcere. E lì appunto siamo stati arrestati, siamo stati portati alla stazione, al binario 21, dove c'erano i vagoni di cui oggi si possono visitare. Non so se sono gli stessi oppure se sono delle copie. Sì, sono dell'epoca. Sì. E lì appunto ci hanno caricati stretti come sardine in questi vagoni, senza dirci dove ci avrebbero condotti. La meta, la destinazione era ignota, e ci chiedevamo tra di noi che cosa sarebbe potuto capitare, ma nessuno poteva dare una risposta che fosse convincente, che fosse in qualche modo tranquillizzante, perché si diceva: andremo a lavorare in campi di lavoro all'interno della Germania. Chi diceva: forse ci portano nelle carceri tedesche. Insomma, nessuno sapeva niente, neanche gli stessi accompagnatori, che appunto sorvegliavano i vagoni, sapevano dare una risposta. E dopo molti giorni da questo inizio, noi siamo stati rinchiusi nel vagone il 16 di maggio del 44, e dopo una settimana
il 23 di maggio siamo arrivati in una località sconosciuta, a nessuno diceva niente questo nome, Auschwitz. Forse qualcuno che era bravo in geografia sapeva che era una località della in quel momento della Polonia, qualche volta era appartenuta alla Germania. E dopo un po' di tempo questi vagoni furono aperti e siamo stati scaricati molto frettolosamente tra calci e pugni, e a un certo punto appunto abbiamo saputo che saremmo stati destinati a un campo di lavoro, ma immediatamente siamo stati separati dai genitori, dalle persone più anziane e anche separati gli uomini dalle donne. Io avevo un fratello che aveva 2 anni meno di me e da quel momento non l'ho più rivisto, perché io sono stata destinata a una certa zona del campo e lui a quella maschile. E dopo una lunga attesa, c'è ancora adesso lì ad Auschwitz esattamente il luogo dove i convogli si fermavano e dove venivamo scaricati, dove veniva fatto l'appello, e fu fatta quella che tragicamente è stata chiamata la selezione. Questa che è una parola qualsiasi a chi l'ha vissuta in quel contesto è una parola tragica, perché in quello stesso momento si veniva separati dalle proprie famiglie che non si rivedevano più, i genitori venivano poi uccisi lo stesso giorno, i maschi, i figli, i ragazzi separati, mio fratello non l'ho rivisto più. Era stato destinato ai campi maschili e io al campo femminile della sezione di Birkenau, perché Auschwitz si suddivideva appunto in varie strutture. Io sono stata destinata a quella femminile di Birkenau, dove poi abbiamo fatto dei lavori forzati per diversi mesi, io esattamente dal maggio al novembre. E poi siamo stati trasferiti, perché il fronte russo si avvicinava a quella zona della Polonia, e via via i tedeschi trasferivano la gente in altri luoghi della Germania dove si doveva fare un lavoro forzato. Io fui mandata insieme ad altri in una fabbrica di munizioni dove dovevamo completare delle armi che altri operai specializzati costruivano, e noi avevamo, io dovevo stare ad un banco della perforazione, dovevo fare in queste mitragliatrici dei fori, che poi non sapevo a cosa servissero, perché mandavo questa mitragliatrice avanti dove un'altra persona faceva altri lavori, e questo è durato appunto per 6 mesi, fino a quando anche lì le forze armate sovietiche stavano avvicinandosi e ci hanno trasferito ancora più avanti, fino ad arrivare a Terezin, quella che quella volta si chiamava Theresienstadt. Era una cittadina deliziosa che quella volta i tedeschi avevano trasformato in campo di concentramento, ed è vicino a Praga. E anche lì facevamo un po' dei lavori inutili, perché serviva solo a farci passare il tempo. E questo anche lì è durato diversi mesi, fino a quando i russi sono arrivati, l'esercito sovietico è arrivato anche fino a là, e lì siamo stati liberati il primo di maggio del 45. E poi insomma anche è stata un'odissea anche a tornare in Italia, perché non avevamo né mezzi né c'erano tutte le linee ferroviarie
sconquassate dai bombardamenti, perché questa è stata una vera odissea, in parte a piedi, in parte con convogli che arrivavano in qualche maniera fino a Vienna. E lì a Vienna c'era davvero un mondo intero che veniva da tutti i paesi dell'Europa dove i tedeschi erano arrivati ed avevano deportato le persone, e tutte queste persone che tornavano indietro verso i loro paesi, verso la Francia, verso l'Olanda, si concentravano lì in attesa che qualcosa potesse arrivare per riportarli in patria. E questo qualche volta è durato per settimane, qualche volta per mesi, poi alla fine ognuno è tornato al suo paese, e così io sono potuta tornare a Fiume. E sono tornata, mi ricordo benissimo che sono scesa da questo convoglio che andava avanti in Jugoslavia e sono corsa verso la mia casa sperando di trovare qualcuno. Invece la casa era già occupata da altri, non c'era più niente, non era più tornato nessuno dei miei. E allora ho suonato alla porta della vicina di casa, che mi ha accolto con grande, grande affetto, e niente, lì in qualche maniera, poco alla volta, è rinata una seconda vita. Grazie di avermi ascoltato. Grazie, siamo davvero tutti grati dal cuore, dal più profondo del cuore, per questa testimonianza così vera. Le lascio a nome di tutti i consiglieri regionali, a Gotti Bauer, la collezione, il conio delle medaglie che rappresentano tutte le piazze di Lombardia. Ecco, idealmente queste medaglie dicono come ogni cittadino che vive in Lombardia le avvicini in questo momento, e diciamo il nostro impegno perché quello che è accaduto non si ripeta mai. Grazie. Più. Grazie. Sono veramente commossa. Bellissimo, grazie mille. Grazie. Chissà come mi invidieranno. Grazie.